Presidente, dall'erba verde al palco, il passo è breve per lei. Il passo è breve, sono sempre belle occasioni, no? Siamo davvero molto felici di poter annunciare e presentare alla città, all'Abruzzo, questa nuova edizione della Notte dei Serpenti, un progetto nato già alla grande, che al primo anno già, come dire, almeno raddoppia la sua intensità, la sua qualità, il suo spessore. Sarà, puntiamo alla prima serata in Rai, lo scorso anno fu seconda serata, ci saranno più artisti di grande fama, di grande caratura, che verranno a cantare, che si cimenteranno con il nostro dialetto. Le settimane di prove hanno dato un risultato straordinario, era davvero da brividi a entrare nel teatro di Atri e vedere un teatro aperto dalla mattina alla sera, pieno di gente dalla mattina alla sera, ore e ore di spettacolo offerto al pubblico. Non c'erano soltanto decine e decine di cantanti, coristi, ballerini, strumentisti, orchestrali, c'erano tutti i palchi e i palchetti, tutti i posti esauriti, e questo, diciamo, mostra una vitalità culturale davvero molto profonda e fa bene al cuore vedere tutto questo. Quello che mi piace soprattutto è aver sentito che questo orgoglio della propria storia, della propria tradizione, della propria lingua, del proprio dialetto, che volevamo stimolare con la Notte dei Serpenti, con questo progetto, accolto nel segno, è stato raccolto dalla popolazione che sta partecipando a questo progetto, a cominciare da quelli che, animando gruppi folcloristici, bande musicali, cori, gruppi di danza tradizionale, insomma, già lo facevano nel loro piccolo, e che hanno cominciato a trovare questo spazio comune con questo progetto, con questa magistrale direzione artistica del maestro Melozzi, che sta facendo crescere e germogliare velocemente i frutti di questa semina. L'Abruzzo non è solo rock e pop? È tutte e due, certo. Ci saranno diverse anche declinazioni, perché poi abbiamo, nelle pochi minuti in cui ho potuto ascoltare le prove, sono rimasto davvero stupito nel sentire anche canzoni nuove o arrangiamenti inediti di testi, di musiche, ispirati ad alcune musiche, alcune anche importanti, come mi ha molto colpito un arrangiamento in progressive rock che parte da un salterello musicato da Mendelssohn. Quindi c'è un diorama talmente ampio di stili musicali che non vedo l'ora di poterlo ascoltare, e consiglio davvero a tutti di non perdere questa occasione. Accesso gratuito, la ritrasmetteremo, verrà ritrasmessa poi nelle settimane successive in Rai, su Rai Play, sulla radio, quindi tante occasioni. Poi naturalmente, come è già successo per la prima edizione, immagino che verrà prodotto anche un CD, comunque verranno messe a disposizione queste musiche e questo concerto di chiunque lo voglia continuare ad ascoltare. Alla fine, i volontari, quanti hanno partecipato? Volontari? Questo non lo so, chiedetelo agli organizzatori. Quello che posso dire è che qualche pretestuoso polemista di professione ha voluto contestare una pratica che è la pratica comune dovunque. Tra un po' inizieranno le Olimpiadi e troverete migliaia di volontari che sono tutti felici di poter partecipare a quell'evento. Si fa il concerto del primo maggio dei sindacati dei lavoratori e ci sono i volontari che fanno la loro parte per rendere possibile un evento. Si fa una grande gara, una grande manifestazione in città e voi vedete i volontari della Protezione Civile a chiudere le strade, a dare una mano, perché non si farebbero grandi eventi se non ci fosse questa risorsa preziosa del volontariato. Accade anche alla Notte dei Serpenti, ma qualcuno ha trovato il modo di fare polemica anche su questo. Mi dispiace, perché certi eventi e certe cose belle che mettiamo in campo dovrebbero essere sentite come patrimonio comune, e noi lo mettiamo a disposizione come patrimonio di tutti, una cosa bella che fa bene a tutti e che fa bene all'Abruzzo e che darà un'immagine molto bella e positiva dell'Abruzzo. Spero che nessuno la voglia insozzare con polemiche stupide e soprattutto pretestuose.